ragazzi, sono il vostro caro Mastro Ginga e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, siamo qui su Minecraft Stone Block. Allora, direi di cominciare subito a fare qualche missione. Allora, se vedete all'interno del mio inventario, questi blocchi di cobble sono molto compressi. E perché cercano di fare il Deep Dark Portal, che ora vi farò vedere come si crafta. Ed è molto complicato perché si fa col quintuplo, sextuplo e septuplo compressed cobblestone. Io il massimo arrivo al quintuplo e diciamo che è abbastanza lunga. Quindi però non è questo quello che andremo a fare oggi. Allora, qui ci sarà Nether Star, che volendo potrei provare a fare. Qui cercando una Nether Star, no, non Nether Star, vuol dire la Soul Sand. Me ne servono 1, 2, 3, 4 ed infine le scheletone, tanto ne ho veramente veramente tante. Allora, volendo, vediamo a che punto sto. Ok, perché devo, come dire, nella mappa non devo riuscire a prendere il mob spawner. Però come prima cosa devo farmi un po' di torce, perché sennò è del tutto inutile. Però nel mentre questo sto facendo è utile anche per la missione, perché per la missione quella della cobblestone, perché un pochino ne crafto, certo non è tantissima, però sempre meglio di nulla. Allora, la mia intenzione è quella di salire quanto più in alto possibile. Allora, siamo bene giorno 107, però vorrei capire l'altezza, quindi penso da qui. Ok, 105. Vediamo in che modo, cioè di quanto riusciamo a salire. Poi dovrei pure craftarmi un arco, che non ho. Allora, poi quella zona che andrò a utilizzare sarà la zona che utilizzerò per il combattimento del Wither, per così dire. Allora, diciamo che potevo farlo pure prima. Anzi, in verità, però, con la spada che mi ritrovo, quanto attacco fa? 999. In teoria dovrei farcela con un colpo solo. Quindi direi che sto abbastanza distante da casa. E direi forse, no, ok, devo allontanarmi ancora un bel po', da almeno le scale, così arrivo lì alle scale senza scendere e perlomeno non perdo troppo. Ok, ci dovrei essere. Direi approfittare della parete
e delle 3 per piazzare. Ok, no, ho sbagliato a piazzarlo. 2, eccolo qui. Direi di scappare subito, immediatamente, per prima esplosione che farà. Ok, mi basta semplicemente un colpo per mandarlo KO. Perfetto. E abbiamo completato quella missione. Mentre approfitto pure per salire di esperienza. Vediamo nella loot bag cosa ci dà. Cosa di utile? No, assolutamente no. Io non ne ho idea. Non so. Ah no. Un'idea, diciamo, no, che mentre sto Allora. Vediamo un po', dicevo, missione fatta. Intanto se vedete che guardo da un'altra parte è perché, ok, cose che non servono, non mi servono. Comunque dicevo, se vedete che guardo da un'altra parte è perché sto allo stesso tempo, come dicevo nei video precedenti, sto in live. Quindi ok, no, devo cliccare qui. Ok, allora, dicevo, tu ti devi recuperare del charge wall da mettere qui. Allora, devo fare extreme crafting table. Allora, vediamo. Ok, quindi semplicemente devo fare delle crafting table. Allora, non so perché ogni tanto mi si impalla Minecraft. Però non è questo il problema. Allora, 35. Quante ne... Non ricordo quante ne devo fare. Double complete, una sola. Ah, ok. Non posso farlo al momento, però posso cominciare a craftare le cose. Allora, vediamo un po' se posso craftare qualcosa. Devo proseguire qui con le presses e con gli scriber. Con l'essenza di certo squarzo. Quindi praticamente sto controllando, cioè, vediamo. Ok, vediamo se te li posso craftare. Sperando. Ok, non ho praticamente una fava. Vediamo come si crafta. Non so se è il pulverizer, sì.
Ok, intanto io controllo sempre altre cose che ho. No, non tu, ma... Ok. Diciamo, uno stack di materiale ce l'ho. Ok, ora devo... Tu come ti crafti? Posso craftare? No. Cosa serve per essere craftato tu? Ok, semplicemente devo aspettare che questo pippo si crafta. Ok, allora praticamente abbiamo quasi finito di craftare. Mi manca solamente il quarzo, il vetro. Allora, siamo a due. Che mancano gli ultimi due. No, tu. Dai, uno. Ok, intanto ti posso posare. Ok, dovrei avercela fatta. Sì, perfetto. Missione completata. Allora, vediamo se Grow Chamber me la fa craftare. Oh, aspetta, tu sei Crystal Grow Accelerator. Mi sa che è proprio... Questa devo... No, non è questa che devo craftare. Vabbè, intanto io ne approfitto per craftarne altre di queste, perché a quanto pare ne dovrò utilizzare parecchie. Ok, allora però di pulverizer ne ho due, quindi cerco di sfruttarle entrambe. Diciamo che di materiale ne dovrei avere. Vediamo un po'. Ah, dove viene portato? No. Allora, direi di questo di disattivarlo, così rimane qui di recupero. Dire che continui ad andartene. A quanto pare sì. Allora, direi semplicemente momentaneamente di disattivare questa zona qui. Ok. Tanto questo posso piazzarlo? Ok, è un semplice scriber. Allora. Ok, è finito il vetro? A quanto pare sì. Allora, diciamo, vediamo in che modo riesco a recuperare.
diciamo, cioè, senza recuperare, riesco, se magari riesco a craftare questo accelerino, no, l'accelerino non credo riuscire a craftarlo, però M-Drive probabilmente sì. Ok, vetro ce l'ho. Vediamo. Ah, eccolo come si fa. Ah, è semplicemente questo. Ma è quello che ho craftato ora. Allora. Ah, ok, ancora missione quella di prima. No, Chris Crew Chamber ci vuole un pochino. Però vediamo un po'. Perché ne voglio, ce ne voglio uno 6, io ne ho due. Allora, per fare questo ne voglio. Si devo trovare. Blocco. Allora, forse, dico forse, ce la dovrei aver fatta. E dico forse. Ah, oh, non eri te che cercavo, bensì te. Allora, quindi sicuramente serviranno 5 blocchi, perché di più non ne ho. Allora, vediamo quanti riesco a fare, 4. Forse, sì, ok, perfetto, ce l'ho fatta. Ho messo veramente una vita per uscirci, però ne è valsa la pena. Allora, vediamo se l'M-Drive riesco a craftarlo, altrimenti ci vedremo alla prossima. Ok. Ok. Ok, devo craftare la parte de il pressing, cioè il presser. Ok, dovrò stare certo Quartz Seed. Voglio fare il tier 3. Vediamo. Ok, ne ho solo uno. Quindi. Diciamo che. È un po' complicato riuscire a arrivare a un buon livello di quantità di essenze. Ok. C'ho l'L2? Sì. Ok. Allora, l'L3 ce l'ho. E fino a qua ci sono. Per fare questo seed mi servono 4 Certus Quartz e altre 4 Essence. Allora. Ah, ok, missione completata. No, andato troppo avanti. Non me l'aspettavo di completarla così. Ok, per il momento no. Solo due ripiante, però spero di riuscire a fare una mini farm. Ok, sto a 21, anzi 22. Ok, in teoria ce la dovrei fare. Intanto torno a casa, controllo quello che mi spona la rispondono queste chest, per così dire, cioè queste loot bag. Allora, vediamo un po' se mi spona subito un uovo. No, non mi spona il pollo.
Ok. Allora, speravo in qualcosa di più. Però, di come dicevo, mi devo accontentare. Allora, te li posso usare. Ok, torniamo alle non comuni. Soul Sand, diciamo, la Soul Sand cioè non è tanto ottima, ma più che altro la Redstone è molto utile. Quindi, finché mi capitano cose molto utili. No, ho sbagliato, ho messo il seed a posto. Ok, ora però dovrò recuperarlo. Ah, pure i dragonium ingot, che comunque sono cose molto molto carine. Ok, un altro end portal. Una volta che li avrò trovati a sufficienza, potrò craftarmi farmi il portale. Allora, quello volevo fare, non so, di qua, di qua, di qua. Ok, eri benissimo tu. Ok. Quanti ne ho? Due. Ok. Speravo che di averne di più, invece ne ho poche. Allora, tu ci metterai una vita a crescere. Allora, altre essence. Nessuna? Giusto due? Dovrei farne molte, molte di più. Allora, intanto per il momento queste posso pure posare qui. No, niente da fare. Ok, intanto di esperienza ne ho. Diciamo che, allora possiamo dire che per il momento, finché non trovo qualcosa di utile, diciamo rimarrò così. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti voi. Time.